momento di incrocio questo, di ponte tra il mondo del liceo e il mondo dell'università. Intanto presento vicendevolmente. Innanzitutto abbiamo i ragazzi e le ragazze del Federici e del Secco Suardo. Perciò un applauso per loro. Che compostezza, che umiltà. E poi abbiamo per l'Università di Bergamo, non è un ring, però il professor Marco Lazzari. Marco Lazzari, Marco Lazzari. Professore di che cosa? Di didattica e tecnologie per l'educazione e la didattica. No, perciò proprio il nostro mondo qua. In teoria, come si fa a scuola, come si usano per esempio dispositivi digitali nelle scuole. E come si usano i dispositivi digitali nelle scuole? Se possiamo raccontarlo anche a mia mamma che è a casa o a loro che sono qui e che non sonnecchiano. Attenti. Ma ho l'impressione un po' male, però c'è qualche speranza. Vengono usati sempre di più e probabilmente tutti i ragazzi che sono qua hanno già avuto esperienza di uso di dispositivi come le LIM o come, che so, i comuni computer o i tablet in classe. Però sappiamo anche che queste famose LIM a volte vengono soltanto appese al muro e poi non vengono sfruttate in tutte le loro potenzialità. Anche perché a volte dietro non c'è una riflessione su come utilizzare. Ma non sono reperti un po' archeologici, cioè, le LIM? Cioè, nate un po' di anni fa, quando la tecnologia non era così avanti, adesso, non so, un computer, un monitor di questi che Paolo ha comprato, ha investito, ha perso un paio di mesi di stipendio, tu però comunque l'hai comprato. Magari questi strumenti, la tecnologia, appunto il touch, i touchscreen, possono già superare le LIM. Io dico LIM per intendere insomma tutte le modalità di interazione con un oggetto che può stare al muro o che può essere il muro stesso e che consente di interagire con un sistema tra virgolette intelligente che permette di reperire informazioni, che permette di elaborarle e che consente anche una interazione tra gli studenti e il docente ed eventualmente anche con altri soggetti connessi in remoto, penso a esperienze di twinning, di gemellaggio tra classi che sfruttano meccanismi di questo genere. Siamo già a un momento di maturazione tecnologica per la quale appunto adesso ormai il mio modo di andare a scuola con i miei libri, con lo zaino pieno, un domani potrebbe essere superato del tutto oppure vivremo ancora un tempo con appunto questi zaini pesanti, questi dove la tecnologia entra soltanto un po', ancora un po' con un po' di puzza sotto il naso da parte dei professori? Forse ci vorrà un po', si stanno facendo tante sperimentazioni e si stanno finalmente cominciando a prendere un po' le misure delle varie applicazioni, nel senso che negli anni passati a volte si è introdotto il digitale nelle scuole. Quando dico il digitale intendo tutti quegli aggeggi e gli annessi connessi. Si è introdotto il digitale magari spinti da un grande entusiasmo e poi però è mancato il momento della verifica degli impatti. Adesso cominciano a esserci un po' di ricerche che ci dicono che certe cose vanno bene, che certe cose non necessariamente vanno tipo, bene. Tipo, se vuole, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che invece va meglio lasciar perdere. Concentrandoci sul va bene, sappiamo che il digitale aiuta molto i casi di fragilità, i casi problematici, quindi aiuta molto gli allievi con disabilità, aiuta molto gli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento. Questo può, va bene. Invece, questo è senz'altro. E per le persone invece, per la massa invece, sono utilizzabili? Anche per la massa sono utilizzabili laddove c'è dietro una riflessione che cerca di adoperarli con un preciso fine e soprattutto che cerca di motivare. Questi strumenti possono dare anche una forte motivazione, perché per esempio il vedersi presentare informazioni non soltanto nella classica modalità della lezione frontale, ma affiancando la chiacchiera dell'anziano docente con qualche esempio che compare sul muro, come vediamo lì, nel
con la forza dell'immagine può servire. È anche vero che spesso immagini e testi e parole sono presentati in maniera incoerente o non corretta, e questo genera, uso un termine un po' grosso, scusatemi, del carico cognitivo eccessivo sui ragazzi. Non è una parolaccia, tranquillo. Non lasciatevi schiacciare troppo da questa parola, non addormentatevi, ma fanno più fatica rispetto a una modalità naturale, una modalità perciò tradizionale. Adesso un facilitatore. Visto che qui però, e qui torno a quello che mi insegna tutti i giorni Paolo, qui i ragazzi fanno un'esperienza. Detto prima, bene, c'è una modalità che è quella, io parlo, loro ascoltano, poi magari possono vedere delle figure, però siamo già a un livello ancora di quel tipo lì. Gli strumenti tecnologici però possono permettere un'esperienza, di fare un'esperienza, perché l'esperienza aiuta a imparare, vero Paolo? Sì, beh, noi pensiamo che non si possa insegnare se non attraverso un'esperienza, perché ormai anche proprio gli strumenti tecnologici hanno cambiato un po' il modo di insegnare, in quanto non c'è più una conoscenza che sta dalla parte del docente, nel senso che gli strumenti ci permettono, per esempio, di conoscere qualsiasi cosa immediatamente, quindi in qualche modo non è più il problema di trasmettere delle conoscenze intese come contenuti, ma poi di costruire delle esperienze che permettono ai ragazzi di accedere in maniera consapevole, in maniera strutturata, a quell'enorme quantità di informazioni che ormai sono facilmente accessibili. Quindi quello che noi cerchiamo, il nostro piccolo di fare, è lavorare non tanto sul trasmettere dei contenuti, perché questi ce ne sono davvero tantissimi in giro, delle informazioni, ma su aiutare i ragazzi a capire come si fa ad accedere e come si può poi gestire l'informazione che uno acquisisce, insomma. Questo è un po' sull'esperienza, d'accordo, sì. Professore? Questa cosa, adopero un'altra parola un po' grossa, si chiama costruttivismo. È un'idea del fare didattica che differenzia questa modalità dalle modalità tradizionali in cui il docente è un chiacchierone che viene a riversare la sua conoscenza dentro delle teste vuote che riempie di concetti. Invece, questo modo, l'alunno, l'allievo, è lui stesso costruttore della sua conoscenza, e il ruolo del docente è un po' diverso, è quello, se vogliamo, di chi aiuta, del facilitatore, che aiuta l'allievo a costruirsi le proprie idee sul mondo, il proprio modello di realtà, affinandolo man mano che incontra nuove informazioni, come si diceva prima. E come fa l'Università di Bergamo ad adeguarsi, cioè a stare al passo, è al passo coi tempi, potrebbe fare di più, quello forse tutti possono fare di più. Sempre vogliamo fare di più. Però come siete già abbastanza all'avanguardia. Ma per esempio questa idea che veniva detta, che poi è l'idea che presiede a queste vostre esperienze di alternanza scuola-lavoro. Io ricordo che sono stato qua un annetto fa, forse, io fino alla fine di settembre avevo l'incarico di prorettore all'orientamento, ai tirocini, ci occupavamo di alternanza, e sono venuto a ispezionare questi luoghi quando erano ancora in corso di allestimento, e mi è stata raccontata in anteprima quella che poi sarebbe stata questa esperienza. Non lo dico per piaggeria, ma mi sembra molto interessante, perché differentemente da alcune ben note esperienze di alternanza scuola-lavoro dove i ragazzi fanno le fotocopie, no? Queste sono poi le cose che vanno... Anche noi vogliamo che faccia le fotocopie, però... E se ne avete qualcuno da mandare anche da me, che avrei bisogno... Tra l'altro... Scusi, perché Giulia invece pulisce per terra, grazie Giulia. Vedete che è tutto pulito, perfetto, complimenti, perché l'alternanza lavoro è anche questo. Anche questo, brava. Scherzo. E per cui ci sono state lamentele che sono finite sui giornali. Il vostro modo di organizzare l'alternanza scuola-lavoro mi sembra davvero efficace. Da parte nostra anche noi cerchiamo di fare cose di questo genere. Da una parte cercando di movimentare le lezioni, non lasciandole soltanto al format tradizionale, anche se in università spesso succede che permanga questo format, ma cerchiamo il coinvolgimento, per esempio, con testimonianze di professionisti che vengono anche in maniera dialogica con i ragazzi a proporre la loro esperienza, e puntiamo sulla progettualità, quindi si fanno progetti già, puntiamo alla integrazione auditorium-laboratorium, per cui non si fa soltanto la lezione a chiacchiere, ma
poi, come si, qua, si poi, fa, poi si realizza qualcosa. Potremmo, i ragazzi si sporcano. Non sarebbe interessante mandare anche, no, avere degli universitari. Tu non ci hai mai pensato, Paolo, visto che noi abbiamo questa fascia età a cui siamo molto affezionati, tra l'altro, ma farlo anche per quelli più grandi non avrebbe senso? No, poco? Senso magari ne può avere. È chiaro che noi vabbè, forse abbiamo maturato questa esperienza che appunto non è semplicemente applicare alcune procedure, in realtà per riuscire poi a far sì che l'esperienza della settimana sia coinvolgente, sia anche istruttiva, ci abbiamo impiegato un po' di tempo, quindi certo, bisognerebbe dedicare ulteriore tempo perché un conto... Si potrebbe fare. Si potrebbe, bisognerebbe ripensare un po' anche alcuni format di tempo perché appunto poi la tecnologia velocizza tutto, però poi quello che serve è una progettualità che sfrutta pieno poi la tecnologia che si decide di utilizzare. Quindi questo lavoro forse è il lavoro che si vede un po' di meno anche all'interno di questo format, nel senso che noi vediamo i video, vediamo tutta l'attività ordinaria, in realtà per arrivare in così breve tempo a dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi e quindi di utilizzare a pieno le tecnologie, c'è un lavoro abbastanza impegnativo, quindi con un po' di tempo magari ci si può pensare. Bisogna con l'Università di Bergamo, visto che noi siamo un'eccellenza, hanno detto l'altro giorno, sono andati in tutta Italia, non ho visto una cosa del genere, ho detto, visto che abbiamo l'Università di Bergamo, magari possiamo creare qualcosa insieme. E, professore, come sono i ragazzi di adesso? Loro fanno il liceo, ma li consigli di fare l'università oppure dici, ma potete anche non farla? Sì, fatela. Perché casualmente. No, beh, sappiamo che i dati demografici, le statistiche dicono che il numero dei laureati in Italia è molto più basso che non nel resto dell'Europa, no? Siamo tra i fanalini di coda rispetto a queste statistiche. E, dall'altra parte, noi forse stiamo uscendo da un decennio di crisi. Speriamo, e le statistiche ci dicono, si è visto che questa crisi è stata sopportata meglio da chi aveva una più alta scolarizzazione, che è riuscito a sopportare meglio il peso della crisi, della crisi. Chi aveva una scolarizzazione maggiore, cioè sì, chi ha studiato di più. Sì, chi aveva studiato di più è riuscito più facilmente magari a reggere nella posizione lavorativa che aveva, o se no a cambiare, o a riconvertirsi più facilmente. Lei è sposato, ha figli oppure... Sì, ho due bambini piccoli. Piccoli, cosa fanno? Quanto tempo hanno? 10 e 8 anni. Come sono come ragazzini? Come sono? Giocano alla PlayStation? Allora, io li tengo un po' lontani dagli strumenti tecnologici. Mi insegna tecnologia e poi li tiene lontani dagli strumenti tecnologici. E glieli somministro... Con calma. Recentemente Santa Lucia ha portato uno strumentino, però i tempi saranno contingentati. Cioè, lo strumentino cos'è? No, lo strumentino va a ridere, cioè il bimbi. No. Cosa no. L'iPhone, cioè il... infatti non volevo dire la marca. Comunque diciamo un videogioco... Ah, un videogioco. Di livello più basso rispetto alle console. Ecco. Una poi PSP? I ragazzi avranno... Una PSP? No, un po' meno. Un po' meno. Allora quello però, quanto posso giocare? Pochetto, così, una mezz'oretta. Paolo, quanto possono giocare? 10 anni. Non ho sentito, quanto? Quanto possono giocare? 10 anni. Non dieci anni, è un po' troppo. Se hanno 10 anni loro. Ma no, cioè, dipende. Secondo me poi è anche molto soggettivo. Se vedi che il bambino si perde proprio e non riesce più a interagire col resto, no, infatti, chiaramente va tolto. Quello, dipende da come ti prende. Sì. Certo. Quello è il problema. Io, per esempio, lascio fare anche qualche gioco su tablet, in particolare quelli che consentono di sviluppare un po' di coordinazione oculomotoria. Quelle cose per cui muovi il tablet. E quello è utile. E quello può essere utile, però se resta 4 ore a fare così... Sì, no? Dopo va a letto e continuiamo a guidare. Infatti, poi succede che uno dei problemi indotti dalle relazioni mediate dal computer, che hanno una loro positività, poi magari ce lo diciamo, però è anche quella che se ti limiti soltanto a quello, poi viene a mancare la capacità di relazionarsi nel mondo fisico. Ma quando era un ragazzo lei com'era? Era uno che si perdeva in queste cose? C'era i videogiochi? C'erano. Io giocavo al campetto. Ah no, niente videogiochi, allora sei una generazione come la mia, non come Paolo che invece, come era quella cosa che hai fatto vedere l'altra volta, i giochi che giocavi tu spessissimo? No, noi, cioè almeno, penso che le persone a mia età...
senza nessuno. Non la mia, la tua. Io ho proprio il ricordo del gettone nel videogioco come uno di quei ricordi di infanzia che uno magari potrebbe avere, il campetto piuttosto che altro, nel bar, perché poi i videogiochi erano nel bar. Io ho proprio questo ricordo, ma anche fatto di profumi, quindi non penso che sia un ricordo. Dove erano i videogiochi? Sì. Cioè, si andava al bar, c'erano delle salette dedicate ai videogiochi e col gettone del telefono o con dopo successivamente i 200 lire si facevano i pomeriggi, si facevano proprio i pomeriggi. No, io sono più della generazione che del campetto. C'era il Pac-Man quando ero piccolo, il flipper, esatto. Però c'era anche un momento fisico del flipper, sì, si scuoteva, sì. Si cavalcava come un rodeo. Sì, era. Sì. E poi c'era il tilt. Ah, questo qua abbiamo fatto tutto lo scibile, insomma. Ma professore, ultima cosa che le chiedo, l'Università di Bergamo, abbiamo detto che... Ma che facoltà però, dove insegna proprio? In che... Al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Tanta gente. Dove ci sono i corsi per formare gli educatori, psicologi e maestri. Il nostro mondo, insomma, il nostro mondo di educatori, psicologi. Come sono queste generazioni che si approcciano e vogliono diventare educatori, maestri? Lo fanno perché pensano che così trovano lavoro o perché hanno passione? No, per i nostri specifici corsi di studio sono soprattutto spinti dalla passione e vocazione. Non sono... Formazione primaria non è un corso di ripiego, non so cosa fare, allora aspetta, faccio formazione. Devo essere proprio, deve piacere. Di norma sì. Cioè, e c'è qualcuno che invece torna, si interesse. Riconverte, cioè che vuole, non so, uno che magari ha una certa età, dice voglio ritornare a fare l'università e... Noi ne abbiamo moltissimi, sì? Soprattutto a scienze dell'educazione. Molti che appunto magari non hanno cominciato l'università oppure l'hanno abbandonata e poi hanno... Lavorato, hanno cominciato. I vari, le vie del Signore sono infinite, hanno cominciato a fare gli educatori e allora sentono la necessità di una formazione più robusta dal punto di vista teorico. E quello è un loro modo inverso di mettere insieme l'auditorium e il laboratorium. Loro partono dall'essere persone che si sono sporcate le mani, che hanno esperienza e vengono con i loro tempi a praticare un po' di accademia per cercare di mettere sotto una luce nuova la loro esperienza che hanno maturato. E anche leggono poi quello che noi diamo loro dal alla punto luce di vista di, quello di che, uno che ha esperienza. Che esperienza, che bella storia. Allora ringraziamo davvero il professor Marco Lazzaro, lasciamo andare a casa che curare i bambini. Grazie mille professore.